Comitato regionale lombardo della Federmoto ha premiato i suoi campioni sabato 30 gennaio a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Di fronte ad una platea gremita di appassionati e di campioni è andata in scena una cerimonia elegante, ma volutamente più sobria che negli anni passati. Come ha tenuto a sottolineare il presidente del Comitato regionale lombardo, Alessandro Lovati, in rispetto a chi sta subendo i contraccolpi di questa pesante crisi economica. Attivismo nello sport ha tantissimi. E alla festa non sono mancate neppure le autorità politiche, come il senatore Giovanni Tori, che ha sottolineato la concretezza del lavoro svolto da Lovati e dai suoi collaboratori. Ed erano presenti anche alcuni consiglieri federali, come Bidorini, Traverso, Sotera e Colombo, oltre che campioni nazionali del presente e del passato. Ma soprattutto c'erano loro, i premiati, gli atleti, gli sportivi, che si sono succeduti sul podio a ritmo incalzante. Nel saluto di apertura il presidente Lovati ha presentato anche per quest'anno i numeri del Comitato regionale lombardo che come sempre battono di gran lunga ogni record in termini di affiliati, di piloti licenziati e di manifestazioni organizzate. Con l'orgoglio per il 2009 che si è appena concluso di aver ospitato ben due trofei delle nazioni, quello del trial a Boario Terme e quello del motocross all'autodromo di Franciacorta, modificato per l'occasione. E tra le tante notizie positive uscite da questa assemblea, il presidente Lovati ha comunicato con orgoglio che quattro giovanissimi piloti lombardi sono stati selezionati quali assegnatari di una borsa di studio per meriti sportivi. E tra le novità emerse c'è stata anche la piacevole sorpresa del pilota di motocross Matteo Aperio, che si è laureato con 110 e lode, presentando una tesi proprio sul motocross, di cui lui è un bravissimo pilota. A lui i complimenti di tutto il comitato regionale. Ma diamo la parola ora al presidente Lovati ed alcuni tra i premiati, grandi e piccini. E il padrone di casa, il presidente Lovati del Comitato regionale Lombardo, che presenta numeri da record anche per un anno di crisi come il 2009. Presidente, ancora la Lombardia è in vetta a tutti. Sì, siamo ancora in vetta, siamo comunque i più grandi, ma siamo anche quelli che hanno la miglior capacità organizzativa, tant'è che quest'anno abbiamo organizzato ben due manifestazioni per nazioni, il motocross delle nazioni a Franciacorta e il trial delle nazioni, tutti e due con grandissimo successo, il che significa che i nostri club sono all'altezza veramente della situazione a livello mondiale. Credo sia l'unico caso al mondo dove una regione organizza due trofei delle nazioni, importantissimo per noi, ma importanti sono i numeri, l'attività territoriale che continua in maniera assolutamente soddisfacente. Abbiamo raggiunto praticamente la quota di 30.000 soci di 330 società, 6.500 licenze e solo di gare territoriali ne abbiamo organizzate 170, il che vuol dire che con le nazionali e le mondiali andiamo a 220 gare organizzate in Lombardia in un anno, e beh, è un record, siamo assolutamente soddisfatti. Al di là della crisi che ha colpito molti e ci dispiace, tant'è che anche noi stiamo cercando di ridimensionare quantomeno il layout del nostro comitato regionale, proprio per rispetto nei confronti di chi ha subito la crisi e la sta subendo ancora. Però siamo assolutamente soddisfatti di come è andata la stagione e ci auguriamo, continuando su questa strada, che l'anno prossimo cresca ulteriormente e con grandi soddisfazioni, almeno come quelle di quest'anno. E tra i più promettenti piloti regionali, e parliamo di enduro, c'è Nicolas Pellegrinelli, un pilota bresciano della Valle Camonica che ha scalato fino adesso a grandi balzi i vertici dell'enduro e quest'anno finalmente passa nella massima categoria. Allora, Nicolas, raccontaci un po' come è andato il 2009 e quali sono i programmi per il 2010. Sì, il 2009 è stata una stagione ricca di frutti che abbiamo raccolto vincendo il campionato, la Coppa Europa 50 in Ungheria, prova unica, ho vinto l'italiano Under 23 e il regionale. Quindi direi che tutti i sacrifici sono stati ripagati al pieno dal Motoclub Treviglio, dal team Trevisa che mi ha supportato. Quest'anno invece sono passato in prima squadra nel Daihatsu Terios Team, quindi sponsor ufficiale Daihatsu. Quest'anno la moto sarà la Yamaha e vediamo come va. Le promesse sono ottime anche per quest'anno. Piloti siamo in 5 del team. Il mio compagno di categoria sarà Giulio Falgari, che mi farà da braccio destro, aiutante, così ci supportiamo a vicenda nella 125 due tempi. Vediamo come andrà quest'anno.
Nicolas, passare dal 50 al 125 logicamente è un grosso balzo. Hai già avuto modo di provare la moto nuova? Sì, il passaggio da 50 a 125 è molto molto grosso. Effettivamente sono già 3 anni che mi sto allenando col 125, però con la Honda. La notizia della Yamaha è arrivata, è arrivata proprio una settimana e mezzo fa. Le moto purtroppo non sono ancora arrivate, dovrebbero arrivare a giorni, quindi riusciremo a fare i primi test fra un paio di settimane. Poi vediamo come va questa nuova moto. E nella categoria senior il titolo delle... E siamo a parlare di Minimoto con chi le ha rappresentate per molti anni a livello nazionale e le continua a rappresentare in Lombardia. Carlo Gasparini, allora, le Minimoto in Lombardia sono sempre molto attive. Cosa ci racconti, quali sono i campioni quest'anno? I nostri campioni 2009 in assoluto sono i più rappresentativi d'Italia. E con noi qui Tony Arbolino, campione italiano e campione regionale. Mentre invece Fede Zambonetti... lui lascia quest'anno la categoria junior, nel 2010 diventerà un senior. Comunque abbiamo veramente dei campioncini che ci fanno ben sperare per il futuro, soprattutto Tony Arbolino, che ha ancora molti anni davanti, mentre invece per Fede l'anno 2010, essendo senior, se la dovrà vedere con, diciamo, i campioni più blasonati. Però mi piacerebbe far dire qualche cosa a Tony. Allora Tony, iniziamo da te. Il programma 2010 e le tue aspettative? Credo che vincerò il regionale, costruttori, tutto, perché ce la posso fare e ringrazio e voglio sperare che il mio team mi fa una buona moto. Dimmi un ringraziamento particolare, io so che tu lo devi a uno in particolare, a chi? A mio papà, sì. Invece Fede, come vivi questo passaggio di categoria da junior a senior nel 2010? Io so che avrai dei bei avversari, però non ci sono dubbi, no? Sì, è che mi dovrò abituare alla moto, che sarà un po' più potente di quella di prima, e essendo più potente dovrò abituarmi, ci metterà un po' di tempo, però spero di avere dei bei risultati. Siamo tutti quanti assolutamente certi sui risultati, anche perché la Regione Lombardia, nonostante la crisi che comunque anche il nostro settore sta attraversando, abbiamo un campionato per il 2010 che è articolato su 5 prove come valevoli, come selettive e come campionato regionale, e 4 prove di un trofeo d'inverno. Io spero vivamente che il numero di piloti continui a crescere e ci fa ben sperare queste giovani leve che abbiamo presentato questa sera. Grazie, un saluto da Tony Arbolino e Federico Zambonetti, ciao! Grazie.